Oggi un'altra videocassetta, sempre vecchia, l'avrete già visto, il titolo è questo qua, Odia te stesso, un filmato fatto da quando eravamo ragazzi con la cinepresa 8 mm e si faceva i filmati. Adesso facciamo partire telecomando play, vediamo sul monitor, ecco, qui è il montaggio fatto sulla VHS, sul videorecettore. Titoli sono più lunghi del film, perché il film durava 3 minuti, e titoli presi dall'originale del film. Erano più lunghi e naturalmente più belli. Ero io. I miei compagni di scuola, eccomi in una scena. Io sono questo qua, questo è mio, eccomi, il mio compagno di scuola, che adesso è diventato un musicista, un bravo musicista, che dopo vi metto il link qua, eccolo qua, se volete dopo vedere, canta bene. Questa introduzione del film vero, logico, e noi ragazzi giovani con una piccola cinepresa, no, telecamera, non esisteva telecamera. Anche tu, no. Jonathan, hai finito di fare del male. E comincia la storia. Eccomi i soldi della taglia per aver ucciso il bandito. Bene. Qui siamo nel carso di Monfalcone, in cima alla rocca. Io sono questo. Dovrebbe passare subito. Questo è il musicista che canta. Fa la scena del buono, diciamo. Eccolo. Io sono... Non sparare, non possiamo continuare a uscire per denaro. È cattivo. Per tutto. Thank you.
questi film venivano proiettati con proiettore così, proiettore, una volta era anche una novella all'inizio. Questo è Flavio, amico mio, in scuola, c'era anche il ghiaccio, riprese invernali. Io ero ferito. E il Salvatore mi ha guarito. Ma c'è da seguire una vita strana. Arrivederci, grazie di tutto. A un certo punto ritorno e incontro il compagno cattivo che mi ha abbandonato. Eccomi qua. John! John! Sei guarito, sono contento di vederti. Alza le mani! E come ai vecchi tempi, il duello! Sempre nel calcio triestino, dietro Monfalcone c'è un bello spazio dove ci sono le trincee ancora del tempo della guerra. Diciamo il cattivo. E finisce il film. Quella volta non c'era il computer, questa era la televisione con i cavalli della pubblicità Vidal. Ecco qua. Viene un po' disturbato perché va fuori sincronismo. E finisce così. Ecco qui. Allora, questo era le nostre avventure da ragazzi, si faceva i film, altro che adesso si può fare come niente, col cellulare addirittura, senza spesa. Ok, buona
continuazione. Ciao ciao a tutti.